Arrampicata sullo sperone, di fronte al mare, Ventimiglia, poeticissima città, veglia sulla romana al Vintimillium. Gli oggetti che possiamo osservare al museo in Temelio, tazze, vasi, monili, provengono dalla vasta necropoli che si stende lungo la via dei sepolcri. Le tombe finora esplorate risalgono ai primi 2 secoli dell'impero, le più antiche sono a incinerazione e sono anche le più ricche di suppellettili che la sabbia ha eccezionalmente conservate. Gioiello di questi scavi, la patera di vetro con figura di Tritone. Opere d'arte come questo combattimento di galli e graziose curiosità come l'ineccepibile servizio da viaggio. Ventimiglia fu patria di personaggi insigni, tra cui quell'Agricola del quale Tacito scrisse la biografia. Il teatro romano non è dei più vasti, ma le sue gradinate in pietra della Turbia gareggiano con le più belle. Questa la Parodos che immetteva in orchestra, mentre sotto il muro esterno i piccoli portoghesi di allora ascoltavano a sbaffo.